Ciao ragazzi, oggi recensiremo un gioco per tutti quelli che amano il genere platform. Si tratta di Roboto, un titolo che è disponibile sul market da qualche giorno al costo di 2,08 euro. Facciamolo partire. In realtà era già in esecuzione. Abbiamo, beh, il classico menu in cui è possibile settare qualcosina a livello di opzioni, quindi ad esempio rendere visibili o meno i controlli. Aumentare o diminuire la musica, aumentare o diminuire la sensibilità dei controlli stessi, cose di questo tipo. Poi vabbè, possiamo vedere punteggi, punteggi online di eventuali mini giochi e record, insomma, di vario genere, oppure possiamo appunto giocare direttamente il single player. Vediamo com'è. Questo è il classico, la classica mappa dove sono presenti tutti i livelli che noi possiamo giocare, quindi mano a mano a sbloccare. Io ovviamente adesso sto ancora un po' agli inizi. Cercherò di fare il secondo livello perché mi sono almeno un po' imparato il secondo livello. E almeno forse farò bella figura mentre giocherò. Quindi questo è il gioco, graficamente come si può notare è molto molto bello, cioè ha molto stile, uno stile un po' cartoon, un po' non so, techno. Abbiamo da una parte il joystick virtuale con cui sarà possibile spostare, diciamo, il protagonista. Abbiamo il tasto per saltare e anche quello per sparare. Ovviamente in base, diciamo, alle situazioni, poi questi tasti potranno fare anche altre cose, sempre come scavalcare muri oppure volare per brevi lassi di tempo. Come vedete, un pochino ricorda giochi quali ad esempio Sonic, per questo fatto che ci sono degli anellini da prendere, o anche il fatto che in alcuni frangenti il gioco è molto frenetico. Come vedete, si può saltare, tenendo premuto il salto per qualche attimo, volerà per qualche attimo. Abbiamo queste piattaforme un po' che sfruttano la forza di gravità, che ci mettono in testa in giù, un po' come succede ad esempio nei classici giochi di Super Mario. Aumentiamo magari anche un po' il volume. Ecco qui, alla fine del livello praticamente ero quasi arrivato a completarlo, mi sono praticamente suicidato. In ogni caso, come vedete, questo è veramente un bel gioco. Ricorda molto appunto i platform, quelli un po' più famosi, come appunto Sonic, Super Mario, e comunque aggiunge anche un pizzico di originalità. Ci sono anche gli scontri con i boss dopo qualche livello. La storia è semplicemente dobbiamo cercare una sorta di ragazza dei nostri sogni, quindi dobbiamo girare, diciamo, per tutta la galassia per oltre 30 livelli colmi di ostacoli e nemici per trovare questa, insomma, ragazza. Poi sinceramente la trama è, come al solito, come spesso accade in questi giochi, una sorta di scusa per far iniziare a giocare il giocatore. Vabbè, adesso non mi metterò a giocare oltre, più o meno avete capito il gioco che è.
Non ho rilevato nessun bug se non che non riesco a uscire praticamente dal gioco, nel senso che non c'è nessun tasto per uscire, né il tasto back funziona, o forse però è soltanto un problema del mio G2, non so. Quindi questo era il gioco robot, costa 2,08 € sul market, funziona bene con tutti i device con risoluzione 8800x480 pixel. Attualmente non mi pare sia compatibile con smartphone con risoluzione HVGA, o almeno io ho provato a vedere l'HTC Salsa, che di questi giorni ho in testa. Non è presente sul market del Salsa, quindi forse ancora non è compatibile, però tutti quelli che hanno un prodotto con risoluzione 800x480 pixel non dovrebbero avere nessun problema. Quindi un gioco che io consiglio assolutamente, costa 2,08 €, ripeto, però probabilmente è il miglior platform che c'è su Android, e anzi forse è uno dei platform più belli che si trovano su smartphone. Quindi se cercate uno smartphone serio, bello, molto vario, simpatico, insomma, per divertirvi durante le vacanze, vi consiglio Roboto. Un saluto da Matteo di Android Geek. Ciao!